Lui è Bruno De Finetti, matematico e statistico italiano, noto soprattutto per la formulazione della concezione soggettiva operazionale della probabilità. Scomparso nel 1985 a Roma, è famoso in tutto il mondo. Grazie a lui, all'Università d'Annunzio Chieti Pescara, la matematica diventa uno spettacolo con la pièce che ha il filo rosso della vita di De Finetti, evento a cura della compagnia Terza Decade e tratto dal testo scritto da Barbara Bonora e Gabriele Argazzi. Il progetto dell'Università d'Annunzio è un modo per avvicinare gli studenti alle materie scientifiche, una vera e propria storia d'amore tra De Finetti e la matematica con la M maiuscola, come diceva, nonostante la madre volesse che il figlio diventasse ingegnere a tutti i costi. Perché la sua bella matematica di cui si è decisamente invaghito si arricchisce, mamma. Si snellisce, è una creatura viva, vitale, in pieno sviluppo e solo perciò io la amo, la studio e intendo dedicarle la mia vita. Si può immaginare a questo punto il terrore materno quando deve leggere che l'incontro con matematica è stato, mamma, voluto da Dio. Il giorno più bello della mia vita. Serena Doria, docente di calcolo delle probabilità e statistica matematica del Dipartimento Geologia dell'Università d'Annunzio, ha abbracciato subito questo progetto. Infatti questa iniziativa nasce nell'ambito del progetto di divulgazione scientifica UDA Scienza, un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e ha proprio l'obiettivo di avvicinare in modo non convenzionale gli studenti e tutti gli interessati alle materie scientifiche. L'attualità di Bruno De Finetti, secondo me, sta nel fatto che per Bruno De Finetti la probabilità è il grado di fiducia che il soggetto ha nel verificarsi di un evento. Questo grado di fiducia dipende dalle informazioni che il soggetto ha e quindi è stato il primo, l'anticipatore del valore dell'informazione. Autore del testo Barbara Bonora con Gabriele Argazzi. Diciamo che la biografia è il filo rosso per uno spettacolo di divulgazione della scienza, perché aiuta a far capire attraverso la vita delle persone anche la loro opera, in questo caso l'opera scientifica. E per chi sente la matematica come la sento io, ha l'aspetto di un'opera d'arte, è una favilla di un mondo superiore, una sublime astrazione che l'uomo conquista.